Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Come può essere nuova una cosa che esiste da 2000 anni? Vi do un comandamento nuovo, afferma il Signore in questa Domenica, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Comandamento nuovo? Non sarà per caso nuovo per il fatto che, pur conoscendolo da sempre, siamo lontani dal metterlo in pratica? Anche a prescindere da questo, sarà sempre nuovo, per il motivo che Gesù non ha detto solo amatevi, ma ha aggiunto come io ho amato voi. E qui la novità. Il brano evangelico comincia col riferire che quando Giuda fu uscito dal cenacolo per andare a tradirlo, era la sera dell'ultima cena, Gesù disse: questa è l'ora della mia gloria. Ma come? Stai per essere tradito, ti condanneranno, morirai crocifisso. Come puoi dire che questa è l'ora della tua gloria? E lui ci risponde: sì, perché il mio regno non è come quelli di questo mondo. Io non faccio parte della schiera dei grandi di questo mondo che costruiscono il loro successo a spese dell'umanità. Io vengo da Dio e Dio trova la sua più grande soddisfazione nel donare se stesso per amore, fino a morire, fino a scomparire. E infatti Gesù, figlio di Dio, ci ha amato a caro prezzo. Basta guardarlo crocifisso. Quindi può dire con autorevolezza: amatevi così anche voi. È il mio comandamento nuovo questo. Finché non sappiamo amare anche con sacrificio e a caro prezzo, sarà sempre nuovo. Ma è poi possibile amare come ci ha amati Gesù Cristo? Non ci chiede troppo il Signore? In tutta la storia del cristianesimo, anche ai nostri giorni, abbiamo avuto prove e dimostrazioni che è possibile. Tutti sanno infatti, a partire dall'esperienza di famiglia, che l'essere amati da piccoli è il presupposto per poter poi amare a propria volta da adulti. Ebbene, anche nell'esperienza cristiana è così. Ci ha amati e ci ama a caro prezzo Gesù Cristo. Ah, certo, non si impone, non costringe alcuno ad accettarlo, si offre, si dona. Lo si può perfino rifiutare, ma è un rifiuto che si paga sulla propria pelle. Le nostre risorse personali in questo campo fanno presto ad esaurirsi. Se Gesù non ci dà la sua carica, non è possibile amare come Lui. In ogni caso, accolto oppure rifiutato, il Signore Gesù non si smentisce, non viene meno alla parola data. Ogni domenica è fedele all'appuntamento con noi e la carica per amare come Lui ce la dà davvero. Pertanto ha tutto il diritto di dirci: ora amatevi anche voi come vi amo io. Ne siete capaci? Questa è la missione che vi affido, il mio comandamento sempre nuovo. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.